Giovedì 24 agosto 2017 ci troviamo nello splendido impianto di Via Olimpia di Castelfrentano, primo giorno della ripresa degli allenamenti dei ragazzi categoria giovanissimi e allievi per la prima volta. Quest'anno partecipiamo anche al campionato di allievi, sarebbero i ragazzi che l'anno scorso hanno fatto il campionato giovanissimi, classificandosi secondi nel loro campionato. Respiriamo, pallone tra le gambe, si respira. Ecco, si sente mister Gabri che comincia a farsi sentire ai suoi ragazzi. Capora? Bene la respirazione, bacino e respiriamo bene perché ancora facciamo da questo niente. Lato, ok? Ci sono vecchi e nuovi. Anche di qua respiriamo. Non fatevi ingannare che ne siamo pochi, in quanto già lo sapevamo in partenza. Abbiamo molti ragazzi ancora in vacanza, alcuni devono sostenere gli esami di riparazione in questi giorni, alcuni ragazzi se ne sono andati a Lanciano, alcuni lo posso ritenere assenti oggi, non si sono fatti sentire, adesso vediamo che cosa è successo, però il gruppo dei fedelissimi puntualmente sono venuti in campo. Dalla mia sinistra c'è Nicolò, a quest'altro lato c'è il gruppo, un altro gruppo. Da questo lato vediamo con la classica maglia di allenamento giallo-blu, Manuele Caporale, Tenaglia qua, un nuovo ragazzo che ancora non ce l'ha rivista, l'altro con la maglia orange è un nuovo, abbiamo Ramonti Alessandro, Nicolò D'Angelo, abbiamo il nostro Alessio Ceroli, un altro e due ragazzi, questo ragazzo è Gianni Perrucci, portiere ex SPAL. A quest'altro lato abbiamo il gruppo dei giovanissimi dell'anno scorso che quest'anno parteciperanno al campionato allievi. Abbiamo Enrico, il Longilineo, il primo, dopo abbiamo Nicola Perrucci. Sabato facciamo l'amichevole con Lanciano, ieri Giovannelli l'ho concordato. A posto, va bene, ok. Per quel fatto là. Sì, sì, sta a posto. Sabato facciamo l'amichevole e vediamo stasera di rintracciare tutti quelli che mancano. Va non bene. È che devono stare tutti quanti al campo. Sì, sì. Abbiamo Tei Di Mata, il anche nostro Michele. Anche perché ci sta da fare un discorso che il gruppo è questo, quelli che andiamo a integrare e quelli che non dobbiamo prendere i doppioni e queste cose esatto, qua. Sì. Quindi quelli che vogliono venire devono essere apposta. Abbiamo Guido, abbiamo un grande lieto ritorno di Colanero, Amedeo, abbiamo il nostro Karan. Cristian! Dai, piano piano, porta il tuo passo, senza problemi. Capite, zio? Sì.